3 prova, 1, 2, 3 prova. E ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati addirittura al terzo episodio della carriera allenatore con la SPAL. Tutto questo nella stessa settimana, vuol dire che sto veramente diventando bravissimo. Ma prima, però, ci serve assolutamente il vostro supporto. Lasciate almeno 4.000 like per un prossimo episodio il prima possibile. Se mettete 4.000 like a questo video, entro 2 giorni esce il quarto episodio. Ragazzi, io credo in voi e voi credete in me, quindi è un connubio perfetto di forze unite. E mentre penso che Cavani al Barcellona è costato 72 milioni di euro, io penso che ho dovuto pagare 10 milioni di euro a Quagliarella, è stato il nostro colpo più grande. Che bella la vita della SPAL! Ma è giusto partire dalle squadrine piccole per andare ad affrontare le squadre più forti e sognare di diventare grandi a nostra volta. Io voglio provare Musonda dietro le punte, assolutamente. E poi Schiattarella va a fare la panchina e Mora e Viviani giocano titolare insieme a Grassi. La proviamo così, vediamo cosa viene fuori. Che emozione, la prima partita con la SPAL che gioco finalmente da solo. Tra l'altro la giochiamo in casa, a Ferrara, al Town Park di Ferrara, neanche lo stadio Massa, al Town Park. Questo è il Frosinone, con le maglie false perché non c'è la licenza per la Serie B, o meglio dire Calcio B. E invece ecco qua, Quagliarella, la prima volta che useremo Quagliarella e Borriello, ma pensateci un attimo, pensate allo SPAL con Quagliarella e Borriello davanti, e con Musonda dietro. Mora, verticalizzazione, a cercare Quagliarella, che va a cercare immediatamente Borriello, tra l'altro è un ex attacco della Juve Quagliarella e Borriello, erano insieme al primo anno dello scudetto di Conte. Attenzione, Quagliarella, ancora lui, tra le linee si butta dentro Musonda, e noi cerchiamo di far andare Lazzari nell'esterno, ancora Lazzari, la mette sul secondo, dove poteva arrivare Borriello? Subito pericolosi, alla nostra prima azione, la batte Lazzari l'angolo, eccolo qua, Musonda con l'otto sulle spalle, la mette dietro per Viviani, si appoggia Borriello, col tacco da là, e c'è il gol di Luca Mora. Pensavo fosse Quagliarella, e invece è il capitano che ci porta in vantaggio alla prima partita. L'uomo che è stato sul mercato fino ad oggi è stato cercato da tutte le squadre di Serie B, dal Bari, dal Parma, aveva sempre accettato, ma Borriello con il tacco lo serve, e lui con una fucilata infila subito il gol dell'1-0 in Coppa Italia contro il Frosinone. Il primo gol della carriera è segnato dal capitano, e adesso quasi quasi non lo vendo più, non è più sul mercato, non è solo Schiattarella. Viviani dentro così per Musonda, e poi verticalizzazione a cercare Quagliarella, che fa salire compagni, eccolo qua Grassi, aspetta la verticalizzazione, eccola qua Musonda dentro per Quagliarella, ancora dentro per Lazzari, come l'occasione del calcio che ci ha guadagnati prima, Borriello di testa, la super parata, ma come gioca questa SPAL. Viviani la viene a prendere Musonda, che vuole dribblare tutti, attenzione l'elastico di Musonda, e poi la mette dentro dove c'era il giocatore che ha dato per terra il tiro alta di così. La palla messa dentro così, Vicari la sposta con il fisico e poi fa partire Grassi. Attenzione perché la perdiamo a centrocampo, brutto break. Attenzione il tiro! C'è il pareggio subito del Frosinone. Ho sbagliato tutto in uscita a centrocampo. San Marco ci infila per il gol dell'1-1 che non ci voleva. Eccolo qua, Viviani che sbaglia, lascia lì la palla. E poi San Marco ci punisce, bellissimo gol però di San Marco. Eccolo qua che arriva, proprio di Lazzari, lo stop e il cross di Lazzari sul secondo, dove c'è Borriello. Paganini, ancora Paganini, può andare sul fondo e crossare e anche tirare. Merda. Lazzari, dentro così, per Musonda tra le linee, verticalizzazione ancora a cercare Borriello, si riappoggia Musonda e si può liberare con tutto questo dribbling che ha in corpo, questa velocità, questa voglia di saltare l'uomo. Dionisi allunga la squadra e poi la crossa dentro così, ancora Viviani, questa volta efficace il suo colpo di testa, e ancora Musonda che la porta, è il più veloce di tutti veramente, quando parte Musonda è imprendibile, dentro così per Quagliarella che si appoggia a Borriello, attenzione perché arriva anche Mora che si riappoggia a Borriello, che da lì può tirare, non ce la fa. No, no, non ci posso credere. Il gol del 2-1 del Frosinone di Crivello. Non ci posso credere. In Coppa Italia. Dopo che siamo partiti bene noi. Dopo che siamo andati sull'1-0 noi. Crivello ci punisce. Col gol del 2-1. Viviani non ha giocato benissimo fino adesso e quindi è il sacrificato numero 1. Entra Rizzo e va a fare l'esterno alto. Musonda da una parte e Rizzo dall'altra, Quagliarella e Borriello. Eccolo qua Quagliarella che va a prendere la palla, servito da Borriello, e poi dentro per Musonda che può accelerare. Ancora Musonda, dietro per Quagliarella, c'è il gol! Subito di Fabio, con il nuovo modulo, con il cambio, con le ali, con gli esterni. Musonda si può scatenare, Quagliarella la può andare a prendere dietro la punta e infilare con un gol bellissimo sotto l'incrocio dei pali. Quagliarella, Fabio Quagliarella, sempre lui, sempre decisivo. Bellissima palla, Quagliarella dentro per Musonda, poi Quagliarella segue il taglio, Musonda gliela dà perfettamente e sul secondo palo sotto l'incrocio è un gol fantastico. Guardatelo,
Che bello, va a infilarsi proprio lì. Adesso è entrato anche Cutrone, abbiamo un'arma in più da giocare. Musonda si appoggia con il tacco e ci arriviamo! E c'è subito il gol di Alberto Grassi, proprio contro Fabio. Segna solo il gol del 3-2. Grassi, subito, appena entrato Cutrone, coglierà da una gran palla. Musonda fa un numero di magia con il tacco. La palla arriva lì, nel cuore dell'area. E Grassi, come se fosse un falco, un cecchino, un rapace, trova il gol del 3-2. Grassi, 3-2, è finita. Speriamo. Quagliarella, dentro per Cutrone, che tocca il suo primo pallone con la maglia della SPAL. Adesso Cutrone può andare, può provare ad avanzare, può provare ad attaccare. Dentro ancora per Cutrone, SPAL alla porta, si vuole girare. Cutrone non riesce ad andare via. La palla che è ancora lì, Quagliarella non la fa sua. Ah, Beghetto, attenzione Beghetto, il tiro di Beghetto, il palo di Beghetto, tra l'altro penso che sia un ex. Quagliarella si gira molto bene e poi serve Cutrone, benissimo nello spazio, si gira molto bene anche lui per Mora e poi per Musonda che può andare ma può anche aspettare, prova a cercare il dribbling, la sovrapposizione del compagno, eccolo Mattiello che tocca uno dei suoi ultimi palloni, va sul fondo, la crossa per Quagliarella, il tiro di Fabio, ma che azione, alto di pochissimo. È il 90esimo ragazzi, cerchiamo di non far scherzi, se ne va così Crivello, ancora Crivello in area, la mette dentro, è uscita di un micro, ma è uscita. Allora siamo stati fortunati, cerchiamo di spazzarla alta, teniamola lì, Quagliarella, la tocca quanto basta, ma la palla che torna ancora al Frosinone, finisce qua, 3-2 a Ferrara, la prima vittoria, sofferta, ma ci siamo. E intanto ragazzi ci avviciniamo alla prima partita di campionato contro la Lazio, guardate che bella, questa maglia nera è bellissima. E dato che ci siamo trovati molto molto bene con quel 4-3-3 nel finale contro il Frosinone, perché non replicarlo? È una squadra semplice, semplicissima, senza i top player, ma con giocatori di esperienza affidati a quelli più giovani. La prima partita si gioca a Roma dove c'è sempre una difficoltà incredibile nel portare via punti, sia che sia la Roma, sia che sia la Lazio, soprattutto se siamo una squadra piccola come la SPAL. L'impresa in realtà allo 0-0, la prima di Serie A, è acqua passata, a noi non deve interessarci, noi dobbiamo fare i tre punti. E guardate che bella maglia, guardateli Quagliarella, guardatelo che bello insieme a Musonda. Siamo pronti, concentrati e carichi, ragazzi, inizia il nostro campionato, la nostra Serie A con la SPAL. Quagliarella, verticalizzazione, cercare Boriello che si apre tutto su Musonda, attenzione perché Musonda può sfondare, è in area, Musonda il tiro, deviato, calcio d'angolo. Ma la prima occasione, neanche Dio è nostra. Lazzari che batte l'angolo, va a cercare Musonda che prova a mettere il pallone dentro in volo d'angelo. La palla che arriva ancora qua, da Viviani, dentro per Rizzo che non ho mai incontro. Quagliarella la va a prendere e la gioca dentro a Boriello, attenzione perché c'è Musonda largo. La viene a prendere Musonda e Quagliarella si butta dentro, vuole provare la percussione. Ancora Quagliarella che allarga su Musonda, che va in sostegno, va ad aiutarlo. Poi dietro a Quagliarella, da lì a zona, tiro per il Quaglia che ci prova con il mancino però. Ancora Boriello e poi si smarca Quagliarella, la va a prendere e Rizzo può partire, largo dietro al difensore. Ancora Rizzo, vuol mettere sul secondo palo, dove arriva Boriello, velocissimo, deviata. Larghi per Musonda, la palla dentro per Quagliarella che si affida a Boriello, ancora Boriello prova a girarsi, non ce la fa, è marcato, deve appoggiarsi e ripartire. Viviani dentro la Quagliarella, attenzione in area, Musonda ancora dentro la palla per lui, Musonda la guarda, tiene e c'è Quagliarella che può tirare, Murato. Ragazzi siamo sempre noi là davanti, offensivi al limite massimo, all'espressione artistica più potente dell'offensività. Ancora Quagliarella in area, Quagliarella! E c'è il gol di Fabio Quagliarella, ancora lui, sempre Fabio, anche a Roma, contro la Lazio, in campionato, in Serie A, la butta dentro, ci va a trovare il vantaggio immediatamente, a pochi minuti dall'intervallo. La SPAL è avanti in Serie A contro la Lazio grazie al suo fenomeno arrivato al mercato, quel Fabio Quagliarella che ci serviva assolutamente. Guardate come si gira bene, che lavoro con Mariano che gli fa la sponda e lui che gli gira dietro non può fare altro che trovare l'angolino più lontano e Marchetti può solamente guardare. 1-0 Fabio Quagliarella. E ce lo meritavamo perché stavamo spingendo sull'acceleratore da qualche minuto a questa parte, eravamo sempre solo noi davanti e ancora una volta l'andiamo a recuperare. Quagliarella dentro per Boriello che si appoggia largo a Musonda e poi ancora Boriello, non riusciamo ad arrivarci. Ancora il Quaglia, dentro per Borio e poi ancora una volta i due che si intendono benissimo e se la scambiano e Quagliarella vuol far andare Rizzo, una bellissima palla intelligente, Rizzo per Boriello, il tiro di Boriello con il destro che non è il suo piede.
palla larga, la giochiamo su Lazzari che ha veramente fatto il motorino, è stato instancabile in questa partita. Per adesso mi sta piacendo veramente tanto questa squadra, questa formazione, questo modo di giocare. Ancora Cutrone che allarga tutto con l'esterno, su Mattiello, pa con Conate, prova ad andare largo, ancora con Conate, si appoggia a Cutrone che va largo, dentro così, si appoggia Viviani, a Musonda che prova il tiro e c'è il gol del 2-0 anche di Musonda. Mamma mia, 10 tiri per la SPAL, 2 gol, il 2-0 sulla Lazio è segnato all'84esimo. Veramente meritato, bravissimo Cutrone ad appoggiarsi, bravissimo Viviani ad appoggiarsi anche lui a sua volta, bravissimo Musonda a infilare Marchetti per il 2-0, Musonda Junior, attenzione perché c'è anche il senior da qualche parte. Il problema è che i primi 3 punti in campionato sono in cassaforte a Roma contro la Lazio, impossibile pronosticarlo. Palla messa dentro, attenzione perché la Lazio vuole provare a riaprirla, il gol della bandiera che potrebbe addirittura regalare un finale incredibile a questa partita, ma Musonda prova il break a centrocampo, sulla tre quarti, ancora Musonda, vede largo Cutrone, allora lo serve, Cutrone mantiene il possesso della palla, si prova a girare e poi si appoggia a Viviani con il mancino a giro, ancora Musonda, la vuole tirare su, la palla è in nostro possesso e chiudiamo alti. Peccato avere tutti questi giocatori probabilmente solo in prestito per un anno o al massimo due. Ci appoggiamo a Viviani. Viviani si appoggia ancora a Cutrone che prova. E ragazzi, se c'è il 3-0 firmato anche da Patrick Cutrone, non possiamo fare altro che esultare terribilmente. Tutti sotto la curva. Cutrone spacca la bandierina. E il 3-0 è qualcosa di illogico. Lazio 0, SPAL 3, Quagliarella, Musonda, Cutrone, il mercato ci sta dando incredibilmente ragione. Guardate quanti tifosi, quanti ferraresi giunti a Roma per questa partita allucinante. Conate, Viviani, Cutrone e intanto Viviani fa il doppio assist. E finisce qua la partita ragazzi, un 3-0 che mette a tacere tutti i tifosi avversari, mette a tacere qualsiasi possibile critica sui nostri ragazzi. Questa SPAL è stata costruita per vincere.